Beh, abbiamo un'avanzata significativa del centrodestra con guida Salvini, un crollo del Partito Democratico, tiene laddove ci sono delle liste civiche che nascondono in qualche modo il Partito Democratico. Mi sembra un arretramento sul piano amministrativo complessivamente del Movimento 5 Stelle, che anche dove vince si deve alleare con le forze più disparate come ad Avellino. La vera notizia politica che si va consolidando negli ultimi tempi, che grazie al Movimento 5 Stelle una forza minoritaria è diventata maggioritaria nel Paese, tanto da far assumere a Salvini di fatto il ruolo di Presidente del Consiglio del nostro Paese.